Lui è Don Felice La Rosa, 44 anni, ex parroco di Zungri, in provincia di Vibo Valentia. È stato sorpreso in auto con un sedicenne ed è stato arrestato con l'accusa di atti sessuali con minori. L'ex religioso era già stato condannato per induzione alla prostituzione minorile ed era imputato in un altro processo per detenzione di materiale pedopornografico. Lei è Fanny, 46 anni, badante. È stata arrestata per tentato omicidio. Avrebbe fatto bere del paraflu all'anziano che assisteva, un uomo di 88 anni del Torinese. La donna era già a processo per circonvenzione d'incapace, si era fatta intestare la casa ed era risultava come unica beneficiaria del testamento. Ora voleva accelerare e godersi l'eredità. Marco Bianchi gli ha sferrato un calcio al petto, diretto, e Willy è caduto. Lui è Francesco Belleggia, uno dei quattro arrestati per l'omicidio di Colleferro e l'unico agli arresti domiciliari. La sua testimonianza inchioda i fratelli Bianchi. Mi hanno consigliato di non parlare di quello che avevano fatto. Lui è Gabriele Maggi, 23 anni, in arte Gallagher, giovane trapper romano. Avrebbe rubato il furgone di una società di spedizioni per fare un video e metterlo su YouTube. Era appena uscito dal carcere, era stato arrestato per furto di smartphone. Lui è Filaret, 91 anni, patriarca ortodosso di Kiev, in Ucraina. A marzo aveva accostato il Covid all'omosessualità. Il virus è una punizione di Dio per i matrimoni gay. È risultato positivo ed è stato ricoverato. Lui è Aurelio De Laurentiis, imprenditore e presidente del Napoli Calcio. Ieri mattina non stava bene, pensava a una indigestione da ostriche ed è partito per Milano. Durante l'assemblea con tutti i presidenti delle squadre di Serie A ha ricevuto i risultati del tampone, positivo. Al momento è a casa, ma ha la febbre. Loro sono gli esponenti della Lega di Botta di Sedrina, nella Bergamasca. Propongono l'accesso agli autobus per i migranti soltanto in orari definiti. Non vogliono che occupino i posti nell'ora di punta quando i ragazzi escono da scuola. Lui è il primo monopattino elettrico comunale di Napoli. A meno di 24 ore dalla partenza del servizio stava per essere derubato nonostante il GPS e l'allarme sonoro. I poliziotti hanno bloccato e arrestato un uomo di 34 anni. Lei è Jen, una donna francese. È andata al Museo d'Orsay, a Parigi, per vedere una mostra. È stata bloccata all'ingresso. O si copre o lei non entra. Il suo décolleté, proprio quello che avete appena visto nella foto, avrebbe violato le regole di decenza. La donna ha protestato sui social. La direzione del museo ha chiesto scusa. Lui è un uomo di mezza età, con la coppola in testa, seduto al tavolino di un pub irlandese. Una birra bevuta a metà, un piatto assaggiato e lasciato lì, una sveglia che si è portato da casa. Sono le nuove regole imposte per chi si vuole fare una pinta. Distanziamento, obbligo di consumare anche del cibo e non si può stare seduti per più di 1 ora e 45 minuti.